Signor Presidente del Consiglio, signora Ministro della Difesa, signor Ministro della Cultura, autorità, gentili ospiti, come direttore della Reggia, a nome mio e dei lavoratori vi do il benvenuto in questo meraviglioso teatro, uno dei luoghi più belli del mondo,
del quale immagino avrete anche apprezzato l'acustica, grazie al concerto offerto dalle voci bianche del Teatro San Carlo, il nostro fratello maggiore, che confidiamo voglia tenere qui in futuro un'attività concertistica permanente. Oggi è un giorno molto importante per noi. Nuovi grandi spazi si aprono alla vita culturale. Ai quasi 7.000 metri quadrati degli appartamenti storici se ne aggiungono altri 7.000 e oltre. Troveranno spazio la collezione Terremotus, sale per mostre temporanee, un centro eventi, convegni, fino ad arrivare nel 2020, passo dopo passo, ad oltre 43.000 metri quadrati aggiuntivi. Sarà una lunga e entusiasmante marcia lungo la quale ci guiderà una stella polare. L'idea che i beni culturali possano essere la locomotiva dello sviluppo del Sud, trainando turismo, industria alimentare, commercio, insieme alla produzione artistica ed editoriale. Possiamo farcela, possiamo raggiungere il milione di visitatori entro il 2020, o anche i due, come mi ha invitato a fare il Presidente del Consiglio. La Reggia li vale. Possiamo farcela se Caserta saprà stringersi intorno al proprio monumento e se il territorio ci aiuterà in termini di accessibilità e di promozione. Intanto abbiamo chiuso il 2015 con un aumento del 16% dei nostri visitatori, un risultato a due cifre che è il sogno di ogni azienda, sfiorando il 500.000 di ospiti e offrendo un contributo decisivo per fare della Campania la seconda regione d'Italia per flusso turistico museale, dopo il Lazio con Roma, ma mi perdoni Presidente, prima della Toscana. Fra quattro giorni, il 20 gennaio, festeggiamo i 300 anni dalla nascita di Carlo di Napoli, poi Carlo III di Spagna. Una prima occasione straordinaria di scambio con un paese che ha con noi un comune destino, un'occasione che non dobbiamo perdere. Grazie al Presidente del Consiglio, al Ministro Franceschini, alla Ministra Pinotti, per aver messo la Reggia al centro delle proprie attenzioni. La parola al Ministro della Difesa, Roberta Pinotti. Nella relazione programmatica che ho fatto in Parlamento quando sono diventata ministro, ho detto che per le forze armate restituire spazi non più essenziali per la loro funzione all'Italia, alla cittadinanza, era un dovere patriottico. Ho usato questo termine, diciamo, con volontà, perché volevo imprimere alle forze armate l'esigenza che noi abbiamo, nel rispetto delle loro funzioni, però di liberare quegli spazi che non sono più essenziali per loro. Abbiamo da fatto subito una task force su questo e già in due anni abbiamo liberato 600 immobili. Col ministro Franceschini abbiamo iniziato a lavorare anche con lui subito su alcuni obiettivi. E la prima volta che ci siamo parlati di queste cose ed è stato su Palazzo Barberini a Roma, dove c'era l'esigenza di ampliare appunto con spazi che erano ancora della difesa lo spazio museale, immediatamente abbiamo lavorato per questo, perché l'obiettivo che si sta dando l'Italia, il nostro Presidente del Consiglio, cioè del rilancio della cultura, capiamo che è un obiettivo nazionale, un obiettivo per tutti noi e qualcosa su cui dobbiamo remare insieme. Quindi ringrazio l'Aeronautica, che è stata disponibile ed in tempi veramente rapidissimi ha liberato il piano nobile, spazi che occupavano da moltissimi anni e da moltissimi anni erano richiesti. E su questo continueremo pensando che
anche in un lavoro di squadra dei ministri per obiettivi che sono condivisi sia qualcosa che può dare un motore a questo Paese. Quindi sono molto contenta che oggi, abbiamo mantenendo i tempi, siamo qui tutti insieme per festeggiare questo avvenimento davvero importante. Davvero penso che oggi possiamo tutti essere molto orgogliosi di questa giornata. Lo sanno i casertani, lo sanno tutte le persone che da decenni guardavano la Reggia di Caserta sperando che si concretizzasse questo disegno che da molto tempo è immaginato di liberare tutti i locali da usi diversi dalla destinazione museale. Abbiamo, lo ricordava Roberta, lavorato dall'inizio, approvammo una norma di legge nel cosiddetto decreto legge Art Bonus nell'estate del 2014 che prevedeva che entro il 31 dicembre del 2014 si sarebbe dovuto completare la scrittura di un piano per la liberazione dei locali. E quel piano è stato approvato dal Consiglio dei Ministri entro la data prevista, cioè nel dicembre 2014. Il piano prevedeva la liberazione dei locali del Piano Nobile da parte dell'Aeronautica e della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione entro il 31 dicembre 2015. Naturalmente nessuno ci credeva perché il tema è stato posto da tanto tempo che nessuno pensava rispettassimo questi tempi. I tempi sono stati rispettati. E i locali del Piano Nobile, che abbiamo appena visitato con il Ministro Pinotti, il Presidente del Consiglio e il Presidente De Luca, sono stati liberati e consentono davvero di realizzare intanto un grande progetto di restituzione di tutto il Piano Nobile alla sua destinazione culturale e museale. Per questo ringrazio davvero l'Aeronautica Militare e la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. Il piano adesso prevede che gradualmente si liberi tutto il resto della Reggia e contemporaneamente stiamo lavorando per le risorse necessarie, sono già disponibili le risorse all'interno dei fondi PON per i primi interventi che riguardano i locali che sono stati liberati ora e stiamo lavorando perché la Reggia di Caserta sia, come è naturale che sia, uno dei grandi attrattori culturali turistici di questo Paese su cui, per una scelta strategica del Governo, vogliamo far convergere importanti risorse dei fondi di sviluppo e coesione dell'Unione Europea. Perché cultura e turismo? È perché è del tutto evidente che il nostro Paese, che ha saputo investire così tanto e ha fatto bene sulla tutela del patrimonio, non ha saputo altrettanto investire sulla valorizzazione del patrimonio. Se invece noi riusciamo, come dobbiamo fare, a fare le due cose insieme, tutela del patrimonio ma anche una sua valorizzazione, contemporaneamente adempieremo il dovere costituzionale che ci impone l'articolo 9, ma faremo diventare anche il nostro patrimonio un grande veicolo di crescita economica, di sviluppo, di creazione di nuova occupazione. In questo, ogni volta che torno in campagna, sono stato pochi giorni, l'altro ieri a Napoli, in una giornata in cui sono passato dallo splendore della biblioteca dei Girolamini a Capodimonte, al San Carlo, ho avuto la fortuna di vedere questi straordinari bambini e ragazzi nella sala prova, nella bellissima sala prova del San Carlo, provare il concerto di questa mattina. Davvero ogni volta che si torna in campagna si può dire senza esitazione che non c'è regione al mondo che ha le potenzialità di crescita se investe nel se stessa, sul territorio, sul straordinario patrimonio, non soltanto monumentale, artistico, archeologico, ma anche sul proprio patrimonio di creatività. Non c'è regione al mondo che ha una potenzialità di crescita come questa parte d'Italia. Caserta è il simbolo di questa rinascita, di questa scelta complessiva che è dello Stato, ma è della Regione,
deve essere necessariamente di tutti gli enti locali. Ecco, io credo che se faremo insieme questo lavoro, davvero cambieremo il volto del nostro Paese, recuperando la sua vocazione più autentica, che è l'investimento nel grande patrimonio materiale e immateriale del passato, ma che anche nel grande patrimonio materiale e immateriale del presente, nei talenti dei ragazzi italiani e nella creatività del nostro Paese. Grazie.